Buongiorno, buongiorno, benvenuta, benvenuto e bentornati sul canale. Allora, eccoci qua. Sto andando a fare quattro passi, facciamo qualche chiacchiera. E lì è il posto dove abbiamo dormito questa notte. Ah, guardate, peccato per il tempo. L'acqua è bella pulita. Qua dovrebbe esserci acqua dove sono io, ma c'è bassissima marea. Va bene, proseguiamo e vediamo. Allora, eccoci qua. Allora, altra nottata a sosta libera su 5 giorni che siamo in Croazia. Questa è la quinta che facciamo, e una sola in campeggio. E stavo guardando adesso la strada che arriva da laggiù, quella che abbiamo percorsa, tutta in discesa così sterrata, non pensavo che fosse così lunga. Poi vedendo le foto del drone ieri, dico un bel pezzetto a scendere, però tutto tranquillo, niente di fuoristrada. Allora, pensate che da ieri che siamo arrivati qua verso il mezzogiorno fino a stamattina sono passate in tutto 2 macchine, di cui una ieri pomeriggio è arrivata e ci ha visto e andata via. Era una coppia di signori, e una macchina è arrivata giù con le luci, ha impuntato le luci e ha visto che eravamo noi, era già buio ed è andata via. Poi la notte è passata tranquilla, non c'era una mosca che volava, il mare non si sentiva praticamente niente, era molto calmo ed è stata una notte particolare perché un silenzio incredibile, una roba veramente surreale. Abituati a sentire suoni a destra e a sinistra, che siamo al giorno d'oggi, sentire questa cosa qua un po' spiazza. L'altra sera che eravamo in quel molo e c'era un po' di via vai di pescatori, poi noi non sentiamo niente perché dormiamo e non sentiamo niente, però un po' di movimento c'era. Qua non c'era un'anima viva. Ci saranno passato qualche animale vicino, non lo so, però bello, bello. Poi, che dirvi, ieri sera dopo cena, verso le 8, siamo usciti dal van e c'era un cielo meraviglioso, stellato, si vedevano tantissime costellazioni, la Via Lattea si vedeva bene, non essendoci inquinamento luminoso è tutto più amplificato. E bellissimo, siamo rimasti fuori 10 minuti ad ammirare questa bellezza della natura che ci regalava, e non si sentiva niente, appena appena, come dicevo prima, il suono del mare. Fa più rumore adesso che ieri sera, era tornata su anche la marea, l'alta marea come c'è adesso. E poi siamo tornati nel van verso le 8:15, ero già a letto a leggere un libro e Lucy stava giocando sui social, non lo so. E a un certo momento abbiamo chiuso tutto verso le 9:15, ho messo un po' di musica di sottofondo per poterci addormentare, e guardando fuori dalle finestre non si vedeva più le stelle, si era innuvolato tutto quanto, c'era nuvolo. È incredibile come siamo riusciti a godere di questo spettacolo delle stelle, e subito dopo, neanche mezz'ora dopo, non si vedeva più niente. La luna si è vista per un spicchietto quando verso le 6:30, 7, poi non si è più vista. Qua di fronte abbiamo delle isole, si percepiscono appena appena perché c'è tantissima foschia, ed è un peccato perché se ci fosse il sole magari sarebbe più bello lo spettacolo, però comunque è meraviglioso tutto questo. Oggi cosa faremo? Oggi torniamo a Zara, andiamo a fare la spesa nel discount italiano che vi dicevo nel precedente video, e poi abbiamo trovato un borghetto, veramente ce l'hanno consigliato, un borghetto su un isolotto, non ho capito bene, che c'ha la cattedrale più piccola del mondo. Qua in Croazia stiamo scoprendo che ci sono tutte cose particolarità uniche al mondo. Questa della cattedrale, la Sfinge, l'organo marino, ci sta regalando delle chicche qua la Croazia, la Dalmazia, perché ci troviamo in Dalmazia, veramente eccezionale. Ripeto, il tempo non è il massimo, però ce lo stiamo godendo alla grande. Danno pioggia nei prossimi giorni, già con pomeriggio. Lì decideremo anche dopo cosa fare, se rientrare in Italia o... vedremo.
e la strada deciderà come sempre. Bene, ci vediamo più tardi, raggiungo la Lucy che sta finendo le pulizie e ci mettiamo in moto. A dopo! Bene, la Lucy ancora non ha finito, ne approfitto per fare una piccola esplorazione del posto. Ah, laggiù dovrebbe esserci un baracchino, una spiaggia, qualcosa. Andiamo a vedere. Come potete vedere dietro di me la spiaggia è tutta di sassi, quindi non è comodissima per prendere il sole, però l'acqua è meravigliosa. Il bello della Croazia è questo. È il bello che dove dovevamo fermarci ieri, e giù qualche chilometro qua, 3 chilometri da qua, c'era l'acqua che era come smeraldo, bellissima. Peccato che non sono riuscito a scendere giù dalla carreggiata, c'era un dislivello più di una spanna e avevo paura di spaccare le minigonne del van, se no c'era un piccolo piazzalino lì di terra e sarebbe stato bello vedere con quel panorama, con quel colore dell'acqua. Vabbè, proseguiamo. Qua qualcuno ha costruito un piccolo muretto di sassi. Di solito questi muretti qua di sassi, come potete vedere, sono stati costruiti perché qua in Croazia si usa fare il nudismo, allora per avere un po' di privacy si costruiscono intorno dei sassi, così l'ho vista anche in altre parti dove c'è il nudismo. In Italia si pratica poco, ma qua in Croazia so che si pratica parecchio. Io lo praticavo quando avevo la barca 30 anni fa, appena uscivo dal porto mi liberavo e non era male, bisognava fare un po' tensione col sole, però ci si brucia. Però dai, è una pratica che più di qualcuno fa. Proseguiamo e vediamo cosa scopriamo. Ecco, l'avevo visto, questo posto è segnalato su Parfortnight, e però lassù in cima c'era una catena, quindi una zona privata, e noi siamo laggiù a 100 metri saranno, e ho letto nelle varie recensioni che qua sono state prese delle multe, e come sapete la Croazia è vietato fare sosta libera e campeggio soprattutto, e quindi occhio a come ci si muove. Ah, c'è qualcosa. Wow. Ed eccoci qua. C'è questa spiaggetta sulla destra, lì non so se c'è un baretto o qualcosa, e lì c'è la strada che continua. Anche questa su in cima aveva le catene che non si poteva passare. Vabbè, torniamo al van. Alberi qua sono tutti molto vicini e fini, e non riesco a fare la slack line che da qualche giorno che ho cominciato. Però un esercizio che mi piace molto è quello di camminare sulle pietre così per tenere l'equilibrio. È fantastico. Ciao! Bello! E la van life? Fatta così, in una stanziale, e oltre a scoprire posti nuovi, sentire i profumi della natura, sia mare, montagna, lago, quello che piace a voi, e il fatto che sia tanto tempo per se stessi, e io lo dedico in gran parte a godere di questo, ma soprattutto a fare un po' di sport, perché a 50 anni è bello, è giusto tenersi in forma, anche se mi è sempre piaciuto, facendo un po' di slack, il SUP ancora non l'ho tirato fuori, il kite, vento non ce n'è, quindi non lo uso, ma mi sa tanto che lo butterò via perché
vediamo, non so, il surf mi diverte di più sinceramente. E poi il fatto di trovare queste cose, no? Queste pietre, giocare, tenermi in forma. E poi la lettura di un buon libro. In Italia purtroppo leggiamo pochissimo ed è brutto, perché avere un libro per le mani è sempre qualcosa di emozionante. È vero, ci sono i libri digitali, c'è il Kindle, l'ho provato, non mi entusiasma molto. Infatti l'ho usato a dicembre in Spagna, ho letto due libri, ma non, no. Siamo tornati in Italia, ho già comprato due libri e sto leggendo un terzo. E tutti i cartacei, perché la sensazione della carta, secondo me, il tenere in mano, il profumo, valorizza di più l'esperienza di lettura. E che purtroppo non sempre si riesce a essere concentrati nella lettura, in un libro si ricorda ben poco, però è importante ricordarsi i punti salienti. E poi trovare un buon libro non è facile, perché tanti libri non ti prendono e quindi li interrompi. Io cerco di finirli tutti nonostante tutto, perché comunque ho investito del denaro e del tempo per iniziare a leggere. Quindi facendo questo tipo di vita ho portato questi benefici: il sport a livello così per me, per tenermi in forma, la lettura e il godere di tutto quello che abbiamo attorno. Bene, torno indietro, se no Lucy si preoccupa. Dove eri? Stefa! Ti stavo per chiamare. Perché? Come perché? Perché qua è pronto, tutto finito. Non ho parole. Poi mi stavo godendo un po' il rumore dell'acqua, stavo rispondendo a due messaggini e arrivi tu. Vedete quello che vi dicevo? Ognuno vive la van life a modo suo. Lei ascolta il suono del mare e risponde ai messaggini. Io faccio sport. È rilassante. Sì, certo, stavo facendo un paragone di come ognuno la vive. Qua ci sono le ondine. Senti. Madonna, che caldo. Oggi c'è acqua, ieri si sentiva un pochino meno. Sì, perché oggi c'è alta, magari. Ieri era bassa. Bello però, che sì. Acqua. Sì. Stavo raccontando che la van life non da stanziale si può fare quello che si crede, perché si ha tanto tempo a disposizione. A me piace fare slackline, saltare sulle pietre, scoprire. No, dentro nei boschi no, c'ho paura degli animali e quindi ci vai da solo. Ecco. A meno che non ci sono dei sentieri, allora bello andare a scoprire magari come abbiamo fatto nei sentieri, così. Allora sì, ma proprio nei boschi così. Stanotte era un po' inquietante. Lo stavo raccontando anch'io prima, che buio pesto. Buio pesto, silenzio, cosa che non siamo abituati. Era un po' completo silenzio, sì, proprio. Sì, sì. E in più si sentiva magari lo scricchiolio della lamiera, sì. No, il caldo freddo, oddio, che cos'è? Però è stato meraviglioso lo stesso. Caspita, davvero. Si è vivi così, perché si provano tante emozioni, no? Anche il fatto di preoccupazione, un po' di ansia, perché non c'è rumore, c'è il buio pesto, la nebbia, i rumori del van. Ti fa un po' questa sensazione di... Ma anche a casa da soli è la stessa cosa. Sì, di notte sì. Si sentono dei rumori dei mobili. Delle... Sì, sì. Cioè, che roba è... Ti fanno saltare... Però tutto questo fa sì che sei vivo come persona, perché percepisci delle sensazioni, vivi delle emozioni, non sei statico così. Bene, che facciamo? Andiamo. Andiamo. Bene. Poi mi spiace lasciare qua, ma meglio non approfittare. No, no, anche perché lo sappiamo com'è la situazione in Croazia, no? Quindi ringraziamo per questo piccolo angolo di paradiso, per una notte e via. E proseguiamo il viaggio. Sì. A più tardi. Bene, come vi dicevo stamattina, siamo venuti a vedere questo isolotto. Nin è un mona o nona? Nona, N-O-N-O. Nona in italiano.
dove c'è questa cattedrale più piccola del mondo. Sì, era un peccato perdersela perché ci siamo passati proprio di fianco, quindi. Ed è all'interno delle mura, ci sono le mura antiche e ci dovrebbero essere anche dei resti romani. Vabbè. Andiamo a vedere, andiamo tanto a si gira in pochissimo perché è piccolina piccolina, un'isoletta piccolina. Bene. Un'altra bellissima tappa fatta in questo paese è Nona, in croato Nin, nota per la sua storia e la sua bellezza naturale. Oltre ad essere una popolare destinazione turistica, è anche un importante sito archeologico. Abbiamo posteggiato il nostro Moulin in un parcheggio a pagamento molto vicino all'ingresso del centro cittadino. Nona è sita su una piccola isola collegata alla terraferma da due ponti molto antichi. Ha tanti luoghi di interesse, tra cui il centro storico, dove è possibile ammirare antichi edifici in pietra, tra cui la Cattedrale di Santa Croce, ovvero la cattedrale più piccola al mondo. Noi ci siamo accorti purtroppo, dopo essere andati via, di non averla vista. L'abbiamo confusa con la chiesa di Sant'Anselmo, anch'essa situata nel centro città. Possiamo dirti però che questa cattedrale ha una struttura intenzionalmente sbilanciata, così da seguire la posizione del sole. In tal modo questa chiesa risulta essere una sorta di orologio solare. Probabilmente vi abbiamo incuriositi, un motivo valido per visitare Nona. Molto importanti sono inoltre i resti di un tempio romano, uno dei monumenti più rilevanti della città. Costruito nel primo secolo d.C., durante il periodo dell'imperatore Augusto, fu a lui dedicato. Ed ecco che abbiamo trovato quello che resta di un tempio romano. Il più grande dell'Adriatico. Pensate un po', questo è quello che resta, adesso ve lo vedrete in sovraimpressione. Meraviglioso. La bellezza di questi borghetti che si scoprono lungo il viaggio è meraviglioso. Non ne sapevamo proprio niente e tanto più non sapevamo di trovare il tempio più grande romano che c'è nell'Adriatico. I nostri romani. Va bene, continuiamo la passeggiata. Ah, abbiamo dovuto pagare il parcheggio per 1,80 €. L'abbiamo pagato, non ho visto i biglietti che ci avevano gli altri, però evitiamo di prendere una multa. Sì, infatti, meglio 80 centesimi che esatto. 30 euro di multa. Continuando il giro in questo borghetto, scopriamo che c'è anche i resti di una casa romana. Ve la faccio vedere. Trinium, il bagno, bathroom, l'ingresso. Chiss, guardate quanto grande era questa casa, addirittura due o tre bagni aveva, che erano lì dove sono quei buchi. E questo era il giardino. E wow, bella grande, immaginate cosa potrebbe esserci qua sotto ancora di
così importante dei resti romani. È una roba incredibile l'impero romano fin dove era arrivato. Roman House. Credo che sia del secondo secolo, perché dice casa romana con mosaico e due centri. Presumo che sia secondo secolo, presumo. Il mosaico non si vede più. Il mosaico non si vede più, no? Perché era lì il mosaico e non si vede più. Però c'era anche un mosaico. Proseguiamo. Vediamo se si può andare a vedere qualcos'altro. Eccoci qua, fatto spesa al discount italiano. Allora, abbiamo speso 20 euro, però 5 euro sono andati per una bottiglia di olio per due giorni. Abbiamo preso cose semplici e ci sono tantissimi prodotti italiani, ovviamente, arrivano tutti dall'Italia. E la particolarità è che la maggior parte dei prodotti sono tutti con le scritte in italiano, non hanno la traduzione in croato. Magari hanno l'etichetta dietro, non abbiamo visto, però davanti sono tutte scritte in italiano. Ebbene, abbiamo fatto anche questa esperienza qua di Eurospin e via. Ovviamente abbiamo visto prodotti tipo i fagioli, mi ricordavo che costava 35-40 centesimi, qua costano 66. Magari in Italia è aumentato, non lo so, perché è un po' che non ci andiamo in questo discount. E abbiamo visto altre cose un po' più care, cose un po' meno care. Comunque tendenzialmente l'80% dei prodotti che ci sono qua dentro arrivano tutti dall'Italia. Bene, adesso mangiamo invece la cosa che abbiamo trovato di gastronomia qui, che è una specie di calzone, non so cosa, boh, vedremo. È una roba imbottita. Una roba imbottita, non sappiamo se è dolce, salato, è calda, mangeremo quello, via. Perché è un problema mangiare, non sappiamo mai cosa mangiare. Bene, mangiamo. Vai, assaggia questa roba qua, 58 centesimi. Prova a mangiare ancora un pezzo. Fammi masticare. Per me si svuoto. Anche secondo me. È vuoto. Però è buono. C'ho me l'iver qua. Alla fine era una pagnotta vuota, io ci ho messo dentro l'aivar, una crema che si accompagna con la carne, però va bene anche mangiarla così. Sì. Vabbè, buon appetito. Se si vede, siamo a 49.995, tra 5 chilometri, 50.000. Il Mulon fa 50.000 chilometri, porca miseria. Salitona lì in fondo. Ma che roba. Sembra un muro, sì. Com'è alta a vederlo da qua. E 50.000 e Mulon ha fatto 50.000 chilometri in Croazia, in zona, siamo in zona Zara ancora, giusto? Fuori Zara, sì. Siamo appena usciti da Zara. Stiamo seguendo per l'isola di Pag. Pecore. Che è pecore?
cantiere qua, ci sono le deviazioni per le strade chiuse, cioè ci sono le strade chiuse ma non mettono le indicazioni della deviazione. La giusta, forse. Ecco, adesso no, l'abbiamo trovata. C'è scritto ma... Oblivzak, forse deviazione vuol dire. Deviazione. Pak Razana. Sì, ma siamo venuti passare in una stradina stretta che è venuto di fronte un pullman, il camion parcheggiato. Stiamo facendo sterrato. Sì, qua è tutto un cantiere. I soldi della comunità europea sono arrivati, eh. Ecco, è vero. Che strada. Sì, cantieri dappertutto, case costruite a metà o in costruzione. Camion, tutto un cantiere. Tutto un cantiere. Ma anche oggi lì sull'isoletta a Nona, Nin, dove siamo stati, era le gru, camion di lavoro, tutto un cantiere. Costruzioni ovunque. E il ponte che ci porta sull'isola di Pag. Ecco, noi dormiamo là sotto, dove c'è quella torre. Quella torretta laggiù? Sì. Ah! Noi eravamo su quella strada là, sulla eravamo costiera. Eravamo la costiera di fronte di là. E adesso siamo dall'altra parte del mare. Sembra il terreno lunare. Sì. Eccolo qua. Con la luce del sole. Sì. La luna, la sera sembra la luna. Sì. La luna e i sassi, roba a vedere dalle foto, dai video. E qua la somiglia. È una roccia chiara. Sì. Sassi. E quindi qua è tutto così. No, la strada. Sono. Vabbè, ci invertiamo la marcia. Welcome, welcome città Pag. Carbonera. Ah, le gemellaggi. Ah, Italia, zane? Cosa sarà? Vabbè, welcome. C'ho le barchette, sì, le barchette dei pescatori. Che buco. A Max è venuto in mente un posticino dove anni prima aveva passato la notte con la sua Panda 4x4 e ci siamo diretti là. Attraversiamo il ponte che collega la terraferma all'isola di Pag e dopo qualche centinaio di metri giungiamo presso un parcheggio circolare asfaltato con una vista davvero suggestiva sul ponte e di fianco ad un'antica fortezza di cui rimangono pochi resti. Questo paesaggio quasi lunare, visitiamo questa torre. Dobbiamo decidere se dormire qua o meno perché siamo troppo in pendenza. Con la Panda avevo dormito, non c'era problema perché è piccola, questo è lungo e siamo così. Qua sotto c'è un allevamento di pesce e qua c'è questa torre che adesso... È il gregge di pecore. E le pecore che camminano sul bordo delle rocce che ogni tanto si sentono belare. Sì, che carine. Andiamo giù. Bene, facciamo una piccola esplorazione di questa torre. Attenzione a non zoppettarti. Aspetta che sono in ciabatte. Guardate. Aspetta.
Oh. È che devo aiutare la Lucy, ferma certo. Qua. Che faccio vedere intanto qua. La conservazione di questa torre è meravigliosa. Si tratta di un belvedere chiamato Vidikovac Fortica. Vidikovac in croato significa punto di vista. Non abbiamo trovato informazioni sul web riguardanti questa fortezza e non c'è nessun cartello informativo sul posto. Si può visitare e noi ci siamo addentrati tra i resti immaginando che funzioni potesse avere e quando sia stata costruita. Non smettevamo più di contemplare lo scenario. Le rocce circostanti somigliano davvero al suolo della luna. Il cielo era nuvoloso e l'atmosfera era seducente ed emozionante. Meraviglioso. Ed eccoci siamo a sera, alla ricerca del posto dove dormire. Ogni mattina c'è questo problema. Dove dormiamo questa sera? Guardando sulle mappe del satellite trovo uno sterrato. Che fantastico gli sterrati, mi piacciono un casino. Peccato che col Mulon devo fare attenzione, vista la sua altezza da terra molto bassa. Rischio anche di fare danni. Comunque troviamo un spot meraviglioso dove dormire. Peccato solo per il tempo, che non è il massimo. Bene, per stanotte dormiremo qua. Siamo sull'acqua praticamente, sperando che l'acqua, la marea non salga, venga fino a qua su. E via, vai. Vediamo, alzo il drone e vediamo. Che meraviglia, siamo solo noi, fantastico. Ah, il colore dell'acqua è meraviglioso, peccato che c'è il nuvolo, non risalta bene. Ah, provo a fare quattro passi laggiù adesso. Fantastico. Quindi comunque credo che oggi è l'ultima notte che stiamo in Croazia, perché con stasera dovrebbe venire pioggia e durare tutta la settimana. Continuare a stare qua in Croazia con la pioggia non ha senso. Quindi torneremo nelle nostre zone, a Muggia, a Trieste, a Grado, a Lignano, vediamo. E dopo mi butterò a Bologna per lavoro. E lì staremo a Bologna praticamente tutto il mese di marzo, perché ho tre fiere. La fiera del libro Cosmoprof e una fiera di tecnologie industriali. Oh. Bene, bene, ci voleva questi 10 giorni di vacanza. Wow. Sembra, vedendo sto paesaggio qua, sembra di essere in Norvegia, che siamo nei fiordi, no? Vedete, c'è la terra, la laguna, la montagna, e sembra di essere nei fiordi. Come vedete siamo soli, laggiù c'è un glomerato di case, un po' di case, un villaggino di nome Ratzakmak, una roba del genere, lo scrivo in sovrappressione. Niente,
queste sono le soste che ci piacciono fare noi, belli tranquilli, da soli, isolati. Qua c'è una casa, una villa, una specie di villetta abbandonata, si vede che la usano solo per l'estate. Guardate. Non posso chiedere di meglio.